Ben ritrovate a tutti e a tutti a questa quinta parte del corso sulle espressioni regolari nella quale vi voglio presentare un altro mostro sacro dei comandi Linux ovvero Oak o AWK credo che si pronunci Oak eh, che è a sua volta come nel video precedente un editor di testo quindi <coughs> come sed è un editor di testo di flusso scusate anche o che è un editor di flusso per filtrare modificare estrarre dati eccetera eccetera eh, in sostanza quindi ha lo stesso scopo di sed però eh, ha sicuramente delle differenze innanzitutto sed non è come dire eh, scusate, Oak OK non è solo un tra virgolette, semplice comando ma si può definire in realtà un vero e proprio linguaggio di programmazione limitato finché vogliamo rispetto ad altri linguaggi ma un linguaggio interpretato quindi uno script un linguaggio di scripting come può essere bash o fish più limitato ripeto sicuramente ma <coughs> con tutte le funzionalità base tipo i cicli i, e alcune operazioni aritmetiche eccetera eccetera che permettono di comporre nei, nei comandi di hook proprio dei dei, dei dei mini script per mh, sempre allo scopo di eh, leggere dei testi trovare delle occorrenze modificarle sostituirle eccetera eccetera ecco quindi ehm, hook prima di tutto quindi è un po più come dire esteso nelle sue funzionalità che, no, che non sed un po più com complesso nel senso che più completo più, più da più possibilità come vedremo fra breve quindi è molto potente e soprattutto una differenza con sed eh, anche se hanno lo stesso scopo entrambi i comandi eh, è molto forte hook nel, nel gestire i testi organizzati in righe e colonne, eh, tipicamente i file di testo tipo quelli chiamati CSV con delle colonne di informazioni separate che ne so da una virgola, da un punto e virgola, da un tabulatore, ecco, quei, quei tipi di file di testo con quelle caratteristiche sono pane quotidiano per Oak, sono proprio eh, la sua benzina. Eh. E qui nello sfondo del video vedete che ho messo, ho aperto eh, calc, LibreOffice calc, con appunto un file CSV, quindi un file di testo con delle colonne organizzato in colonne di informazioni separate da punto e virgola. Le ho aperte in, in calc, nel foglio di calcolo. Che eh, allo scopo, perché? Non perché usiamo calc per qualcosa, ma per Permetterci di vedere eh, in modo ordinato le colonne dei valori che sono contenute in questo file di testo. Eh? Perché se lo aprissimo. Dov'è? Se lo aprissimo in, in gedit, per dire. Se lo aprissimo in gedit, giusto per darvi l'idea di, di perché l'ho aperto in calc, ecco qua. Come vedremo poi nel terminale, i risultati degli esempi di hook saranno un po' così. Non così facili da orientarsi in quale colonna, eccetera, eccetera, perché ci mostra tutte le cose così, vedete, separati da virgola, tutti i campi separati da virgola. E questo file, appunto, l'ho aperto appositamente in calc per vederlo in modo un po' più strutturato e ordinato. Eh. Ho ehm, separato anche il, il foglio qua. Eh, mostrandovi le ultime colonne qui e le prime colonne di qua, così abbiamo una visione un po' più ordinata e a colpo d'occhio più facile per orientarci eh? durante la presentazione degli esempi di Hook. Quindi abbiamo detto quasi tutto di questo Hook che è fortissimo a gestire testi più che testi. Mh, Nor, chiamiamoli non so normali o proprio testuali di, discorsivi tipo questo non è che non può usarli questi testi ma la sua forza di hook sta proprio nel gestire mm, file di testo di questo tipo con delle informazioni organizzate in righe e colonne diciamo ecco è più forte lì può fare anche dei lavori su questi testi discorsivi ma è più forte su questi rispetto a sed e ehm, ok abbiamo detto tutto eh, possiamo dire per esempio che su un sistema Ubuntu altre distribuzioni non so che abitudini abbiano comunque per esempio in Ubuntu ci sono tre versioni di Oak installate e c'è l'originale Oak che si chiama così a WK poi ce n'è una più rinnovata più ampliata ancora N Oak, e un'altra della Free Software Foundation, G-Hawk, che ha altre funzioni in più, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo che l'Hawk di base, già di suo, non è male, è già tutte le funzioni che ha sempre avuto da quando è nato. Poi ne sono state create delle versioni con ulteriori funzionalità, qualora ci fossero bisogno, il mio invito è sempre quello. Se avete bisogno di appoggiarvi a un comando come Hawk per fare un vostro lavoro e Oak di base magari non ha quella certa funzionalità, potete eh, indagare su quali funzionalità in più hanno queste altre versioni che comunque sono già installate nel vostro sistema operativo e verificare se magari o questa o questa ha proprio quella funzionalità che l'hawk di base magari non ha. Ecco, Ma questa è solo una, una notazione per voi, il eh, vostro uso e consumo, la solita nota e Qui appunto dico che differenza c'è con SED a questo punto, visto che entrambi sono editor di flusso, l'ho detto prima, Oak è molto più forte nel gestire file di testo organizzati, come, come quello che abbiamo appena descritto prima, Oak ha ehm, più funzionalità, è quasi appunto un linguaggio di scripting, quindi ehm, a parità di compito SED è, è un... Po' più performante perché è più snello. Quindi di Hawk. Adesso non che ci si accorge a occhio su un testo di questo genere, eh, per carità è veloce sede è veloce Hook. Però credo che su un, da un certo numero, quantità e, e estensione di testo in avanti, probabilmente per certe funzionalità ci si potrebbe accorgere che Hook è leggermente, eh, per carità, leggermente meno performante di sed proprio per questa sua natura più, più estesa, più complessa, quasi di scripting appunto, che non SED, che è un comando più secco, più diretto. Voilà, detto, fatta questa breve premessa, passiamo subito al concreto. Opzioni e forme di base del comando, quindi <coughs> Oak lavora in base a dei pattern, cosiddetti pattern o modelli in italiano, che specificano le condizioni che devono essere soddisfatte per poi agire sul file di testo e di conseguenza ha delle azioni che vengono poi fatte sulla base di questi modelli eh? la sintassi è praticamente vediamo un po' si definisce il pattern e le azioni sono ehm, incluse fra parentesi graffe ecco questa qui diciamo che è la sintassi di base questa qua ecco c'è un pattern quindi un modello da ricercare da identificare o da eseguire eccetera eccetera da rispettare e qui fra parentesi graffe c'è poi l'azione che deve essere eseguita ecco ehm, partiamo subito con un comando per per capire per iniziare a conoscere o e qualche suo pattern particolare predefinito in questo caso il primo comando Cosa fa? Prende il nostro famoso testo campione e vediamo un po' se il secondo... Ecco, diciamo che questi due comandi sono equivalenti, eh. il, il testo o i file di testo sui quali agire possono essere specificati dopo il comando, quindi si dà il comando OK e poi si dice su cosa lavorare, come in questo caso. Oppure si può anche anteporre un comando tipo cat per far leggere il file di testo da dare in pasto a awk che via Pipe gli si dà impasto appunto al comando awk Quindi questo un po' per dire, come ho già avuto modo di dire nei video precedenti. Vediamo un comando alla volta, ma tenete presente che tutti questi comandi possono essere uniti fra loro in un pipe o così per comporre una struttura più complessa. Eh? Quindi, noi prendiamo la prima forma, che tanto è equivalente, ma tenete sempre presente questo fatto. Cosa fa questo primo comando? Facciamo enter. Ok, torniamo in cima. Ecco qua. Allora. Prima di tutto con questo comando noi impariamo a conoscere o incontriamo per la prima volta due um, pattern predefiniti di Oak, ovvero Oak riconosce queste due parole begin ed end come due pattern predefiniti che vogliono dire rispettivamente esegui una certa azione prima di iniziare ad elaborare il testo e rispettivamente esegui una determinata azione alla fine quando hai finito di elaborare il testo. Quindi BEGIN e END ci permettono di fare con awk due operazioni separate eh, prima e dopo quello che fa con il file di testo che gli diamo in pasto. Nel caso specifico vediamo che gli diciamo di, di, di fare. Quindi PATTERN BEGIN parentesi graffa, parentesi graffa, stampa, print, è eh, il comando di print di Oak che fa parte del suo linguaggio di scripting, quindi stampa a video praticamente, print la parola start e vediamo che qui la prima cosa che ha fatto in effetti ci ha stampato a video la parola start, poi ehm, l'azione che fa dopo, quindi il begin è finito lì e eh, quindi come ho detto, il, la struttura dei comandi io che è pattern e la sua azione da eseguire. Quindi il begin e poi le parentesi grafiche che seguono sono quelle che lui deve fare. Poi c'è uno spazio. L'azione che deve applicare al testo che gli abbiamo dato in pasto, semplicemente stampare a video il testo, print, punto. print lui stampa una dopo l'altra le righe del nostro file e vediamo che l'ha fatto fino in fondo. Poi, torniamo su un attimo, end vuol dire quando è finito di stampare, quando è finita questa azione di mezzo, che è quella applicata al file di testo, alla fine di tutto, prima di terminare il comando, end, quindi pattern end, la sua azione, parentesi graffa, parentesi graffa, stampami semplicemente stop. Quindi start tutto il testo e alla fine ecco qua il stop, la parola stop. Quindi vediamo che Oak ha fatto quello che ci aspettiamo secondo la descrizione del comando. Fai qualcosa prima, stampa semplicemente il testo e fai qualcosa dopo. Perfetto, qui abbiamo imparato qualcosina per rompere il ghiaccio con Oak. Um, Oak lavora considerando le righe di testo ad una ad una, eh? separandole in campi secondo un separatore indicato per difetto è lo spazio ecco come ho detto all'inizio del video hook è molto forte nel gestire i file organizzati per colonne per righe e per colonne separate da un qualcosa un separatore per difetto se non si indica nulla hook considera il separatore gli spazi in questo file che è poi quello che è Visualizzato qui nel, nella finestra di calc, in questo file, vediamo che in realtà i campi sono separati da virgole non da spazi. Quindi dobbiamo dirglielo ad hoc: guarda che il separatore è una virgola e non uno spazio, e lo vedremo fra un attimo quando inizieremo a usare quel file lì per i nostri esempi. Eh. Teniamo presente che Hook si aspetta di. di, di che gli venga indicato con quale separatore deve distinguere i vari campi e eh, le varie colonne di un file di testo organizzato in questo modo. Per adesso teniamo lì questa nota. Poi, con awk OK, è possibile usare anche della semplice aritmetica con degli operatori e degli operatori di autoincremento tipo C ⁇ e quelle cose lì. Ecco, quindi vediamo solo un paio di esempi qui uno uno eh? ne faccio uno di questi esempi qui poi ripeto con la scaletta a vostra disposizione potete indagare per conto vostro eh? cosa fa questo comando mi torna 3 perché gli dico di eseguire questa azione quindi assegnare alla variabile x eh, il calcolo 1 più 2 e come seconda azione di stampare la variabile x quindi qui abbiamo introdotto un'altra parte della sintassi di Oak, ovvero il fatto che si possono usare delle variabili da caricare con la semplice sintassi variabile uguale a qualcosa e anche semplice aritmetica. Mettendo semplicemente 1 più 2, lui fa la somma 3 e lo carica nella variabile x, poi qui print stampa la variabile x e infatti ci torna 3. Eh. Um, L'eco qui davanti eh, virgolette virgolette che non passa assolutamente niente con il pipe e solo per far funzionare il comando hoax, siccome hoax si aspetta un file un testo, un qualcosa in input da elaborare, noi gli passiamo niente eh, un po' come un segnaposto giusto per far funzionare il comando perché qui non usiamo in realtà nessun file, facciamo un semplice calcolo quindi per far funzionare il comando hoax ci ho messo davanti questo eco, niente e vedete che fa 3, 1 più 2 3 poi naturalmente fa la moltiplicazione, la divisione, fa anche il modulo che diventa poi importante, quindi faccio anche questo esempio, il modulo è quello che verifica se la divisione dà resto o no per dire se un numero è pari o dispari, in poche parole, ecco 5 diviso 2 non è una divisione pari, quindi il risultato non è tipo 6 diviso 2 è pari, 5 diviso 2 no, ecco per intenderci, quindi il modulo, la funzione modulo ci torna 1 perché c'è un resto. Eh, il 4 diviso 2 torna a 0 la funzione modulo, perché 4 diviso 2 non dà resto, il modulo, il simbolo del, della funzionalità modulo è il percento, lo vedete qui, 4 per 102, 5 per 102, richiami la funzione modulo, che c'è anche in tutte le calcolatrici è eh, da una vita, non è una cosa nuova o specifica di Oak, il modulo è una funzione tipica anche delle calcolatrici più semplici. Ecco, abbiamo visto questi esempi per mostrarvi che l'aritmetica è presente nel linguaggio di Oak, di scripting di Oak. Gli autoincrementi anche sono utili e importanti nel, nel linguaggio di Oak, cosa sono gli autoincrementi? sono la possibilità di incrementare il valore di una variabile di un'unità alla volta o di decrementare di un'unità alla volta e addirittura la posizione del, dell'autoincremento è importante per capire se viene incrementata prima o dopo una certa operazione. Vediamo la differenza. Qui, cosa gli dico di fare a questo comando? Gli dico, imposto una variabile a 4. Poi vedete che nell'ambito di una singola azione, o, eh, o meglio, sì, di uno spezzone di azione, quindi incluso fra due parentesi graffe, io posso mettere anche più operazioni, separandole da un punto e virgola. Quindi qui in realtà fa due operazioni in un blocco singolo di azione. Ecco, blocco, non mi viene la parola prima. Cosa fa? x uguale a 4 quindi la nostra variabile x è caricata a 4 e poi incremento, uso l'auto incremento più più messo dopo la x, quindi eh, in questo caso partendo da 4 la x viene incrementata di 1 e siamo a 5. Poi eh, nell'ultima azione, nella seconda azione, dico stampami la x, però attenzione incrementamela prima. Ho messo l'incremento prima, quindi faccio più più x. Alla fine la x era già 5 alla fine di questa azione. Qui entra con il valore 5, viene incrementata e poi solo dopo stampata. E quindi il risultato alla fine è 6. Vedete? Eh, se io cambio, metto nella seconda azione, sposto la posizione del dell'incremento, questa scaletta non riesco a stringerla, sta scaletta resta lì, vabbè, ehm, dicevo sposto il, il, il posto del, dell'auto incremento, faccio enter, avevo il fuoco nella scaletta, meno qui sul terminale, faccio enter. Vedete che è rimasta 5 la variabile. Perché è rimasta 5? Perché esce da questa azione a 5. qui gli dico di stampare la variabile e lui la stampa e solo successivamente la incrementa. Quindi perdo il fatto che la variabile sia diventata 6 alla fine del comando hook. Vedete che è importante la posizione dell'incremento. Quindi se lo metto dopo, lo fa dopo. Se lo metto prima, incrementa e poi esegue il comando che riguarda quella variabile. Se no, lo fa dopo. La stessa cosa, al contrario, è, capita con il decremento. Oh, 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 cosa ho lasciato via? Un apice, ecco. Eh, il decremento è il meno meno, cioè più, più aumenta il valore, il meno meno diminuisce. Questo è solo un esempio per, per far vedere lo stesso concetto, ma con il simbolo del decremento quindi si usa meno meno però il principio è quello che ho appena spiegato vedete anche qui uso il decremento dopo decremento dopo e si vede il risultato ecco insomma tutto lì solo per far vedere che c'è il più più e il meno meno da usare e appunto tenere presente che c'è una differenza fra mettere prima anteporre o posporre l'autoincremento rispetto al, al nome della variabile <coughs> poi in Oak c'è un gruppo di variabili predefinite che permette di muoversi in modo confortevole e in modo potente fra i vari ehm, testi, fra le varie colonne praticamente. Vediamo un po'. Queste variabili predefinite sono definite con diverse simbologie, fra i quali il dollaro 0 dollaro è la riga corrente. Quindi il comando print, come quello che abbiamo usato qui, non so se c'è ancora, ecco il print qua. È equivalente a scrivere print dollaro0 è la stessa cosa, indica la riga che sta trattando in quel momento oh, che sta passando dentro nel comando. La riga l'ennesima riga del file di testo. Quindi print o print dollaro0 sono equivalenti. Eh, tanto è vero che eccoci qua. Quindi se io faccio $0. Esattamente la stessa cosa, vedete, fa esattamente la stessa cosa. Poi a partire dall'indice 1 all'indice ennesimo dell'ennesimo campo, de, colonna ipotetica di, del nostro file, <coughs> per esempio, nel nostro file. Ops, parte dalla colonna A. Vabbè, che è la prima, e finisce con la colonna AE quindi l'ennesima colonna, ecco, ehm, il dollaro 1 corrisponde alla prima colonna, sempre rispetto al separatore indicato, eh? ricordiamoci che nel nostro caso è la virgola, eh, questa qui sarà al dollaro 2, dollaro 3, dollaro dollaro, dollaro boh cos'è, 30 o 20, quello che è, ecco. Quindi, ehm, No, non mi dà il numero delle colonne, fa niente. Quindi, ecco, ehm, vedete, già solo eh, con la disponibilità di queste variabili che contengono, che hanno il contenuto per la riga corrente della specifica colonna, capite com'è potente awk, eh, un, un comando da, da, da terminale, da linea di comando che vi permette di puntare specificatamente a una determinata colonna, a una determinata cella di questi file organizzati per righe e colonne ecco molto potente eh? sicuro eh, ok poi nf proprio scritto così eh? è una variabile o che la riconosce come sua scritta così maiuscola nf è il numero di campi per la riga corrente quindi equivale anche all'ultimo campo ecco che in nf è contenuto il che ne so se sono 30 queste colonne sarà contenuto 30 in dollaro NF eh, è contenuto eh, il, il valore della colonna, dell'ultima colonna per ogni riga. Quindi sarà per esempio contenuto questo 353, questo 7, questo 3 in dollaro NF. Mentre in NF senza dollaro è contenuto il numero della colonna, cioè la trentesima per esempio. Ecco nr è il numero corrente di riga che sto trattando, quindi se parto da qui, ci la prima riga qui è vista come intestazione, in realtà è una riga come un'altra per oak, quindi la prima, la seconda, la terza, la quinta, la settima e in nr appunto è il contatore delle righe, man mano che oak lavora aggiorna questa variabile e lì possiamo trovarci la riga che sta trattando nel momento corrente. Poi FS è il separatore dei campi, quindi come detto per difetto è lo spazio e ehm, nel nostro caso invece una virgola e dovremo usare eh, un'opzione un che vedremo fra poco proprio per impostare questo FS in modo che sia la virgola e non lo spazio per difetto. Poi RS non mi ricordo più è il separatore di righe, ecco per difetto è nuova riga ovvero normalmente qui una riga è separata dall'altra da un a capo praticamente eh? questa è una riga questa è un'altra questa è un'altra questa è un'altra eccetera eccetera e sono separate dagli a capo e in effetti per difetto e questo qui non si cambia quasi mai penso io o è più raro sicuramente eh, usare qualcosa di diverso dal, dall'a capo perché normalmente appunto i file di testo sono organizzati eh, per righe con un a capo alla fine di ogni riga. E, però se si impostasse a vuoto questa variabile, invece di dirgli interpreta il carattere di a capo, se lo si imposta a vuoto, si potrebbe anche leggere tutto un testo in una sola riga, perché lui non riconosce più gli a capo come a capo e quindi continua a concatenare tutte le righe una dietro l'altra in una lunga stringa. Eh, può, può anche capitare che ci sia sia necessario fare questo, però ecco da sapere che il separatore di righe per difetto è opportunamente la nuova riga, la capo. C'è anche una variabile che contiene il nome del file solo se indicato dopo il comando oak, ovvero nella forma questa praticamente non quella col cat e col pipe perché lì non può saperlo, ma se si usa questa forma di oak si questo testo campione txt questo valore è contenuto in questa variabile file name cioè oxa che sta trattando quel file lì con quel nome lì ecco poi oltre alle variabili predefinite oltre all'aritmetica eccetera come ho detto o okay, è più di un comando è proprio un linguaggio di scripting e quindi vediamo che e in Oak sono presenti i classici comandi che permettono di organizzare anche una certa logica tipo l'if, eh? tipo leaf. ecco qui iniziamo a usare un comando. Dunque, vediamo un po'. Il comando che io do in pasto ad Oak. qui non è un file di testo, ma è un comando, è l'elenco dei file di questa cartella, praticamente in questa forma. Ecco, questi sono i file <coughs> che diamo in pasto al comando Oak con questi esempi. Quindi, rapidamente, If, ecco qui, però forse permettetemi di spostare al terminale perché questa scaletta che è troppo larga eh, non riesco a stringere, mi dà un po' fastidio. Allora, if facciamo enter, cos'è successo qua? Praticamente eh, in questa azione di hook prende in carico questo elenco di file, eh, magari facciamo anche così, dai ok, questo elenco di file e con un if testa se il numero di riga corrente maggiore di 1 e minore o uguale a 4 oppure maggiore di 7 allora stampa la riga um, corrente che sta passando altrimenti else stampa una, una stringa fissa il resto eccolo qua, il ci picchia il resto lo vedete qua eh, cosa succede? <coughs> ecco il resto, cosa succede? Che di queste righe, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eccetera eccetera, alle condizioni che sia fra la seconda riga e la quarta oppure maggiore della settima, allora stampa effettivamente queste righe che stanno entrando. Quindi vedete che qui dalla seconda, terza, quarta, dalla settima, ottava, nona, decima stampa le righe. Se non rispetta questa condizione stampa eh, la, la stringa fissa il resto, quindi la prima riga, e poi qui la quinta, la sesta, cioè la quarta, la quinta e la sesta stampa un'altra cosa. Quindi vedete che funziona anche la, la condizione logica in un comando hook. Eh, poi c'è anche due tipi di, di cicli ricorrenti, quindi di, di, di loop, eh? i famosi loop, il for. Eh, vediamo qui, facciamogli fare questo for. <coughs> quindi con il pattern begin, senza dargli nient'altro, gli diciamo fai un for da i uguale a 1 fino a che è minore uguale a 3 stampa conta uguale 1 2 3 con semplice for loop vedete che funziona così come il while vedete che è un po come bash o fish insomma come un linguaggio di shell anche oak. Ehm, vediamo un po facciamo anche qui in questo comando rapidamente anche qui otteniamo lo stesso risultato ma con il while. Eh, gli diciamo parti con i uguale a 1, punto e virgola, finché while i è minore o uguale a 3, stampa conta di i e poi ovviamente qui, visto che il for l'incremento è qui con l'autoincremento, nel while non c'è, lo dobbiamo fare dopo, quindi i uguale a i più 1, poi torna, il while testa la condizione e via che stampa otteniamo lo stesso risultato. Ecco. Um, questo secondo esempio ve lo mostro comunque anche se usa il while, um, perché è, diciamo, interessante che comincia a mostrare l'uso dei campi. Ecco qui praticamente: cosa fa questo comando: prende in pasto il solito elenco di file, che è questo e verifica, um, imposta la i con il numero di riga corrente. All'inizio, quindi la prima riga, e dice quando è maggiore di 1 e minore o uguale a 4 stampi il conta di i e la user proprietaria del file, che poi la terza, il terzo campo, vedete: $3. Quindi se andiamo a vedere l'elenco originale, vediamo che separati da spazi per difetto c'è una prima colonna. Spazio, la colonna numero 2, spazio e la colonna numero 3 che è questa quindi vedete quel Nicola scritto qui tutto di fila. È questo che stampo quindi il dollaro $3 user uguale sta stampando quel campo lì e vedete che con il separatore di campi al, a spazio per difetto o oh, riesce benissimo a distinguere le colonne di questo risultato di questo comando: 1, 2, 3 colonne, 4 colonne, 5, 6, 7, 8. E poi più colonne a dipendenza del nome del file ecco quindi le prime otto colonne sono prefissate benissimo tutte separate da spazi e io qui ho deciso di stampare la terza ecco pur integrando il, un, un loop un ciclo con il while però questo è esercizio pari a quello sopra ecco quindi avete visto che o come dicevo all'inizio è un, proprio un vero e proprio linguaggio già per conto suo eh, addirittura pur essendo un editor in sé di flusso ma con un suo linguaggio